Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Come vedete ho degli ospiti speciali, soprattutto lei, che mi aiuterà a fare questa famosa challenge finalmente, rischia il gusto. Come vedete è una challenge famosa su YouTube, lo sapete, con me, beh, arrivate in ritardo perché poi le cose catagnerivano in ritardo, ma va bene. Queste caramelline, praticamente ci sono diversi gusti, c'è fragola, arancia e mela. Però attenzione, siccome sono colori differenti, possiamo trovare su tre tipi di caramelle, su tre, una buona e due che fanno cagare. Cioè nel senso, o quella verde sarebbe o tipo il gusto di mela, o caccola viscida, o quella arancione ti spunta o arancia o cibo per cani, o fragola o ascella puzzolente quella rossa. Quindi in base alle nostre espressioni facciali capiremo se Gabriele ha azzeccato quella giusta oppure io quella sbagliata, insomma. Con questa freccettina qui, come vedete, ciascuno di noi gratterà praticamente su questo piccolo questo raggio, e in base al colore che risponderà vedremo un po' ciascuno. Allora, vabbè, inizio io, vediamo, gratterò, vediamo che colore esce. Ecco, sai che è l'arancione. È l'arancione. Esattamente, ecco. L'arancione, quindi apriamo le caramelle, io controllo un attimo la telecamera. Ok. Allora, vediamo se si aprono. No. Vabbè. Ciao, vediamo a mezza. Allora, arancione, ce ne sono due. Quindi, ne prendiamo una ciascuno, ovviamente. Okay. Augurateci buona fortuna. Tre, due, una. Cuffo. Gabriele ha cercato quello giusto, mi c'è un punto per lei. Sì, quella all'arancia, yeah! Schifo! Questo è un peccato, io ragazzi, cibo per cani. Dopo che stiamo... E com'è il cibo per cani? È masticabile, però sa molto amaro. È sputata. Tieni, che tu? Vediamo ora cosa becco. Brutto. Gialla. E poi, ovviamente ragazzi, i gusti sono fanno cagare, ma sono commestibili. Non penso li mettevano sul mercato a prescindere. Allora rischio mi è uscito. Rischio, vediamo che c'è scritto. Rischio è scritto in giallo, quindi. Vedi non c'è scritto. Da? Gatta. Ancora. Ah, ok, devi grattare un altro. Non ho azzeccato la cosa del rischio. Oh cavolo. Comunque ragazzi, se questa challenge poi vi piace, in edicola comprerò altre cose tipo c'è la bocca pazza o la tazza che schimazza, cose così, passarci il tempo. Aspetta, qui è spuntato calzini sporchi o mora? Ah ok, in questo caso quello blu che è ancora perché non abbiamo blu, c'è solo verde. Non c'è capitato proprio il blu. C'è la verde e rosso. Tutto di blu. Ok. Di nuovo arancione, vabbè, mettiamo i verdi, dai. E di nuovo arancione. No, posso grattare di nuovo, vabbè, se gli arancioni sono finiti. Infatti. Oh, rosso. Ah, finalmente il rosso. Ok, allora. Finalmente. Scegli quella che ti va. Allora, il rosso deve essere o fragola o scella puzzolente. 3, 2, 1, via. Ah, non si cade. Anche la mia. Viva. Quindi 2 a 1. Ok, mettiamo ancora. Ah, questa è buona, dai. Un'altra fragola. Vediamo tutte queste quelle la scella puzzolente. Allora. Ok, scegli. 3, 2, 1, via. La mia è buona. Ho beccato, non la tieni. Ci sta, ci sta. 2 a 2. Siamo un bel pareggio, devo dire. Per buttare? A buttare qua. Ok, vediamo. Ah, una verde. Ok. Allora, mi scelgo questa. Io questa. Buona fortuna. Infatti. Questo dovrebbe essere mela o caccola viscida. La mia dovrebbe essere mela. Anche la mia. Ok, vai. Ne abbiamo beccato una testa alla fine che faceva cagare, alla fine devo dire. Gialla non ce l'abbiamo, perciò vai avanti. Ma che pizza.
Subito piano. Un'altra verde. Tutte queste potete trovare, no? Allora. Un'altra verde. Ok, via. Buona fortuna. Giusto, che schifo. Cacca la miscela. Brutto. Che cacare. Allora, quanto siamo? 3-2, sì. Madonna, adesso sapevo di deodorante. La mia di mela, del Trentino. Non si può capire. Dai, manca. Siamo fine dal nuovo blu, ma non ce l'abbiamo. Andiamo avanti. Pizza. Gialla, non ce l'abbiamo. Oh, rossa. Una sola, non ha senso. Hai già detto io? No, vabbè, prendi uno, io prendo la rossa, tu prendi una verde. 3, 2, 1, via. Che è più posto? 4. Schifo! Schifo! Ho vinto! Siamo quindi 5-2. 5-2 per me. C'è la puzzolente, ragazzi, no, che cos'è? No, cacco la viscida. Io mela verde. Che strano. Che schifo, ragazzi, non devo capire. L'ultimo. Andiamo adesso, ma che se ne frega. Sono rimaste quelle verdi, purtroppo. Oh, mamma mia, ok, via. Ancora, forse non abbiamo trovato la cacco la viscida. No, ho trovato io prima. Quindi 5-2 per me. Buona fortuna. Vaffanculo. Dov'è cagare? La mia carissima. Allora 6-2. 6-2, Gabriele, sei ho un culo. Forse perché sono nata il giorno 23. Una fortuna, ok, visto che siamo 6-2, io sono in questo caso svantaggio. In realtà è rimasta, ragazzi, l'ultima caramella, non so chi darla. Dai, a me. Vai. Non vedo 6-3. Oh. Sarà mela o cacco la viscida? Mela! Mela! Come pazzesco, ragazze! Cioè, allora, ragazzi, la challenge finisce qui. Io ho fatto davvero cagare, ho beccato tre caramelle che facevano cagare. Però c'erano gli altri colori che non avevamo, tipo se noi avevamo la blu, calzini sporchi, calzini sporchi. Mora. Esattamente. Se avevamo quella fucsia, quella cosa era viola, erba marcia o frutti di bosco. Esattamente. E quella gialla? Wow, aglio fedito, limone fresco. Esattamente, queste tre non ce le avevamo, abbiamo beccato un casino di quelle da verdi. Vediamo se qua è registrato, sì. E vabbè, ragazzi, spero che questa mini challenge vi sia piaciuta, vi siete divertiti con noi, ovviamente. Mettete un like, commentate e condividete con i vostri amici, iscrivetevi sempre ovviamente al canale. Grazie lo stesso per le visualizzazioni che fate. Lei ovviamente è stata l'attrice protagonista anche del mio ultimo film, appunto, che è Nadino sulla sedia. Insieme al suo fidanzato qua presente. Ovviamente è Nadino. E quindi chi non ha visto il film sotto nell'info box metterò il link per vederlo. Vi dico soltanto che tramite cellulare hanno avuto dei problemi la maggior parte, quindi guardatelo ovviamente solo sul computer, ok? Vi mando un bacio e alla prossima. Forza Roma sempre! Forza Roma! Alla prossima challenge!